C'è una luce in fondo al tunnel. Dopo 2 settimane da incubo, la regina ritrova il sorriso e sul neutro di Rende batte il Siracusa per 1-0 ed allontana momentaneamente i fantasmi. Al Marco Lorenzon decide questo gol di Franchini al minuto 17 di una ripresa che la regina interpreta col piglio giusto dopo un primo tempo non certo brillante. Un primo tempo condizionato, bisogna ammetterlo, da un terreno di gioco in pessime condizioni e il prezzo da pagare per l'inagibilità del Granillo. A rendere ancora più surreale questo lunedì pomeriggio, la decisione del prefetto di Cosenza di far disputare il match a porte chiuse, una beffa ulteriore per i tifosi amaranto costretti a guardare in TV la partita. Una partita che il Siracusa si gioca con personalità. L'avvio è tutto di marca retusea. La regina infatti soffre la maggiore intraprendenza ospite e fatica ad entrare in partita. L'unico a provarci sotto porta è il solito San Domenico, troppo poco però per impensierire un Siracusa trascinato da Vasquez e Diop. Nella ripresa però la musica cambia e cambia grazie anche al coraggio di Cevoli che, sorprendendo tutti, inserisce Franchini, un centrocampista, al posto proprio di San Domenico. Sembra un azzardo, non lo è. Sì, perché adesso la regina viaggia a marce altissime e dopo aver centrato il palo con Tulissi, 3 minuti dopo trova il gol che decide la gara. Minuto 17, fa tutto ungaro. L'esterno si beve così un avversario e pennella un pallone che Franchini, proprio lui, trasforma in gol come un centravanti di razza e il gol che spezza l'equilibrio. E regala alla regina 3 punti pesantissimi per il morale e per la classifica, per il Siracusa che chiude in 10 per questa espulsione di Vasquez e la seconda sconfitta consecutiva. Grazie a questo successo la regina sale a quota 6 e guarda il match di Potenza in programma mercoledì sera con rinnovato ottimismo.